al 41esimo minuto, 0-0 il parziale, ma grande chance per la formazione di Ivan Juric. Sanabria è pronto dal dischetto, la rincorsa da parte dell'attaccante paraguayano che calcerà con il destro, il fischio del direttore di gara, parte Sanabria, tiro, rete, Torino in vantaggio, spiazzato Carnesecchi, pallone nell'angolino basso alla destra dell'estremo difensore. Felix sta aspettando l'arrivo di rinforzi, Pickel può allargare sul settore di sinistra, Valeri calibra il cross sulla schiena però di Olaina, che chiede scusa ai compagni di squadra per l'erroraccio di pochi istanti fa che ha innescato la ripartenza della Cremonese, rimessa laterale in favore del Toro lungo il rimessa laterale in favore della Cremonese lungo il versante di sinistra, Valeri di testa, pallone di Saggiat all'interno dell'area di gol, palla gol, così è palo gol, Saggiat ha pareggiato per la Cremonese il primo gol in Serie A ed è visibilmente emozionato Saggiat, il pareggio della Cremonese, un diagonale di piatto destro, pallone che ha colpito il palo interno e poi si è insaccato alle spalle di Milinkovic Savic. Al nono minuto della ripresa ha pareggiato la Cremonese con il 23enne Saggiat, italo camerunense nato a Perugia, 1-1 tra Torino e Cremonese. Arrivare al derby in vantaggio sarebbe comunque importante anche da un punto di vista psicologico, un pareggio interno contro la Cremonese non sarebbe certo il viatico migliore per la cittadina. Siamo al 29esimo della ripresa, 1-1 tra Torino e Cremonese, ancora Cremonese con Benassi, pallone per Felix, prende posizione in area di rigore Ciofani, si ferma l'ex giocatore della Roma, poi Sernicola, parte il cross interessante, buongiorno, decisivo di testa ad anticipare Ciofani, ma ancora la Cremonese, Okereke sinistro, Murato, arriva Valeri, sinistro, rete, strepitoso gol di Valeri e lui il tiro ce l'ha e come, e lo ha dimostrato esattamente al 29esimo del secondo tempo, pallone sotto la traversa, niente da fare per Milinkovic Savic, la Cremonese ribalta il risultato e conduce per 2-1 sul Torino grazie allo splendido gol, il secondo in campionato di Valeri. Un sinistro davvero imprendibile per Vanja Milinkovic Savic che corona questo secondo tempo davvero importante della Cremonese. Anche in questo caso però la difesa del Torino non c'è parsa impeccabile, i difensori granata non sono riusciti a liberare l'area di rigore di fronte ai tentativi della Cremonese. C'è stato un primo tiro di Okereke che è stato rimpallato da Gigi e poi Olain non è andato a chiudere su Valeri al limite dell'area di rigore, che ha così avuto la possibilità di trovare lo spazio, andare a calciare con un sinistro di mezzo esterno che è stato appena sfiorato da Milinkovic Savic e poi naturalmente la festa sotto allo spicchio di campo occupato dai 200 circa coraggiosi tifosi della Cremonese premiati da questo vantaggio della squadra. Possiamo dire Stefano, vantaggio meritato. Perfetto, un tiro potentissimo, vediamo però Miranchuk per il Torino che deve squadarsi in questo finale, pallone in mezzo, Sernicola, ottima diagonale, colpo di testa a mettere fuori Ilic, buongiorno per Gigi, ancora Torino con Linetti, ecco il polacco che serve Ilic, da questi a buongiorno sulla sinistra per Rodriguez, buongiorno che tra l'altro si è laureato pochi giorni fa, una tesi sul marketing che ha riguardato il Torino, intanto però c'è Riccardo Rodriguez, pallone in mezzo, Miranchuk Singo, opportunità, ci pensa su Singo, rete di Singo, ha pareggiato il Torino al 34esimo minuto, sembrava aver perso l'attimo buono Singo, forse poteva già tirare subito in un primo momento, si è portato invece il pallone sul sinistro ed ha trafitto Carnesecchi, c'è stata anche una deviazione che non ha influito però sull'esito della giocata, pallone in rete, dunque gol di Singo. E per l'Ivoriano si tratta del primo gol in campionato su assist di Miranchuk, ha segnato dunque Singo per il 2-2 tra Torino
e Cremonese era andato in scivolata AIV nel tentativo di respingere il pallone, c'è stata, non lo ha toccato, lo ha toccato Carnesecchi, AIV non lo ha toccato, nel frattempo c'è cambio, esce Sernicola per la Cremonese ed entra con la maglia numero 18 Ghiglione, 2-2 tra Torino e Cremonese.